In studio Giada Giaquinta. Buonasera e bentrovati a MTG. In apertura parliamo del maltempo che si è abbattuto su tutta la Sicilia ieri sera, in particolare nella parte orientale, nelle province di Siracusa e Ragusa. Oggi pomeriggio infatti il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha effettuato una serie di sopralluoghi nelle zone maggiormente colpite. Prima però ha incontrato il sindaco di Ispica, Palazzo Bruno. Sul posto Marco Scavino. È arrivato in anticipo rispetto al previsto, intorno alle 17:20 ha fatto il suo ingresso a Palazzo Bruno il presidente della regione Nello Musumeci in visita istituzionale ad uno dei comuni più colpiti dal nubifragio che si è registrato la scorsa notte. Ispica ha fatto registrare tantissimi danni, è stato evidenziato, ma è un territorio, quello siciliano, che parla di una ferita profonda, ha detto il governatore Musumeci riferendosi a Giuseppe Cappello, il 52enne che ha perso la vita nella scorsa notte. Avremmo meritato più investimenti per le infrastrutture, avremmo meritato di più, siamo la terra più esposta, ha evidenziato il governatore Musumeci al termine dell'incontro con il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraie, ma anche alla presenza del prefetto di Ragusa, Filippina Cocuzza, ma anche da parte del Dipartimento della Protezione Civile con in prima linea Calogero Foti. Entro mercoledì, ha affermato al termine della conferenza stampa, il governatore Musumeci riunirà la giunta per dichiarare lo stato di calamità. Ci stiamo attrezzando a convivere con i mutamenti climatici che sono arrivati assolutamente imprevisti, imprevedibili, repentini e non hanno trovato pronta la struttura dello Stato e le strutture locali. La Sicilia è la regione più esposta a tutti i rischi. È chiaro che un territorio così a rischio, così vulnerabile, avrebbe meritato ingenti investimenti. Sono caduti 175 millilitri in poche ore, che stando alla media annuale è pari alla pioggia di 3 anni in questo territorio. I danni alle cose pubbliche li affronteremo noi, o attraverso le risorse che lo Stato mette a disposizione per le alluvioni, o, se dovesse passare molto tempo, l'ho detto all'ingegnere Foti, con risorse della nostra disponibilità. Per quanto riguarda le aziende private colpite dal danno alluvionale e soprattutto le aziende agricole, la legge dice che l'intervento è di competenza dello Stato. C'è bisogno però di maggiore presenza, questa volta da parte dello Stato, per abbattere i tempi per la dichiarazione dello stato di calamità. Questo l'appello lanciato dal presidente della regione Nello Musumeci alla presenza del prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza, ma anche alla presenza della parlamentare nazionale Maria Lucia Lorefice. Non è concepibile che per il ristoro alle aziende private, in particolare alle aziende agricole, si debba aspettare 4, 5, 6 anni e poi ricevere probabilmente un'elemosina. Prima di ringraziare ed evidenziare tutti gli aspetti che hanno caratterizzato la macchina del soccorso, il presidente Musumeci ha evidenziato come oggi sia una giornata triste per tutta la regione siciliana. Arriva il dolore di tutti i siciliani, per voce mia, alla famiglia Cappello, per la perdita di Giuseppe, il 52enne, l'agente di polizia penitenziaria che ha perso la vita durante questo nubifragio. Lasciatemi esprimere il più profondo sentimento di tristezza per la morte del povero agente di polizia penitenziaria. Non è giusto morire in generale e non è giusto morire così in modo particolare. Ho già espresso alla famiglia il sentimento e la vicinanza di tutto il popolo siciliano, che credo in questo momento di poter rappresentare e interpretare. E per quanto riguarda il bilancio di questo maltempo, la conta dei danni è ancora in corso. Le immagini però raccontano di un territorio piegato dall'acqua, dal fango, immagini di paura, di morte e di tanta disperazione. Il territorio ibleo è stato letteralmente messo in ginocchio nel pomeriggio di ieri. Un bilancio drammatico. Una persona, un 52enne, Giuseppe Cappello, agente di polizia penitenziaria,
trovato cadavere nella mattinata di oggi dopo che ieri era stato dato per disperso, ma anche 60 ovini tra capre e pecore sono stati trovati annegati all'interno di una stalla di un'azienda agricola, ma anche strade e terreni totalmente allagati. Molte arterie addirittura hanno subito danni ingenti con dei crolli parziali di asfalto. Sono circa 16 gli automobilisti salvati, tra questi il modicano Andrea Rizza, già consigliere comunale, che su Facebook ha raccontato gli attimi di terrore vissuti nella notte scorsa quando il fango lo ha letteralmente spazzato via mentre percorreva la Rosolini Ispica. Ci sono campi ridotti pantani, alberi che hanno sbarrato strade e centinaia di litri di acqua e fango che hanno invaso abitazioni, attività commerciali, scantinati e garage, ma anche stalle, come nel caso dell'azienda agricola di Ispica. La denuncia arriva da Coldiretti, che parla di strage di ovini. La fascia costiera è quella più colpita, in particolare Ispica, Rosolini, Pozzallo, ma anche Marina di Modica. Tutti i territori hanno registrato crollo di strade e allagamenti per tutta la notte. Uomini e mezzi della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, delle forze dell'ordine hanno lavorato per far fronte alle continue emergenze che si sono susseguite. Oggi la conta dei danni troppo lunga per essere chiusa in 24 ore. E si chiamava Giuseppe Cappello, il 52enne di Rosolini, agente di polizia penitenziaria, morto travolto dal fango a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta appunto ieri. Il suo corpo è stato ritrovato lungo la statale 115 a poche centinaia di metri dalla sua auto in un terreno appunto lì vicino. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. C'è una vittima di questa tragica ondata di maltempo. Si tratta del 52enne Giuseppe Cappello di Rosolini, agente della polizia penitenziaria, morto travolto dal fango mentre ieri sera si stava recando al lavoro a Noto. Secondo la ricostruzione, l'agente sarebbe rimasto in panne con l'auto, ma dopo essere sceso per verificare la situazione sarebbe scivolato e trascinato l'esondazione del Tellaro, proprio qui in contrada Stafenna, territorio netino, dove erano stati rinvenuti poche ore dopo la scomparsa l'auto e il cellulare dell'uomo. Il cadavere del 52enne è stato ritrovato stamattina dai vigili del fuoco di Palazzolo dopo una notte estenuante di ricerche in un terreno a circa centinaia di metri dal l'auto. Sposato e con figli, Cappello da un anno e mezzo circa, era stato trasferito alla casa circondariale di Noto dopo aver prestato servizio per molti anni a Cavadonna. Una persona molto conosciuta a Rosolini e ricordata come una persona eccezionale, un ragazzo d'oro. Mi stava raccontando stamattina, lei recandosi al lavoro aveva visto La macchina, avevo riconosciuto la macchina che era sua, mi sono rallentato per fermarmi, poi ho visto che c'erano i vigili del fuoco, i sommozzatori, e purtroppo io dove lavoro non sapevo cosa, pensavo che lui già si era nell'impatto che lui ha avuto, che il maltempo, conoscendo la persona che era una persona attiva, molto, come devo spiegare. E quindi poi l'ho saputo stamattina mentre ero al lavoro. Si è sparsa la notizia? Sì, ho visto la foto sul giornale che l'hanno pubblicato, ho detto sono rimasto male, mi dispiace perché ero un ragazzo d'oro. Questa zona è sempre soggetta a questo tipo di problemi? Sempre, tempo anni fa è successo la stessa cosa. E a Ispica le aziende agricole sono in ginocchio, coltivazioni letteralmente sommerse dall'acqua e dal fango. Il grido d'allarme e la disperazione di un'azienda nell'Ispicese e un comune della provincia di Ragusa devastato dal maltempo. È ancora in corso la conta dei danni da parte degli agricoltori dell'Ispicese. Qui ci troviamo in contrada Cozzo Muni. Le canne hanno ostruito il defluire dell'acqua. Inoltre uno degli agricoltori ci ha spiegato come il ponte sia basso e nei momenti in cui l'acqua raggiunge un livello molto alto, questo è il risultato. L'asfalto completamente divelto, detriti che prima si trovavano tra le canne nel canalone riversati sulla strada. Addirittura qui c'è un'abitazione
abitazione privata, il cui muro di recinzione è stato completamente abbattuto dall'irruenza dell'acqua e c'è fango dappertutto. Insomma, tanti danni, ancora non si sa, non si è fatto appunto un calcolo ben preciso, ma oltre alle colture ci sono anche danni strutturali. Questa situazione va avanti da anni, tantissimi anni, che proprio in questo punto dove avete appena visto si fa tappo, in questo ponte dove si fa tappo che il canale non riesce a passare l'acqua, ed è una delle cause principali perché poi si vanno ad allagare i terreni di questa zona. Le cause di questo tappo, di questo ingorgo formato da canne e detriti, sono due. Uno, perché il ponte quando è stato costruito è stato fatto molto basso e quindi è poco lo spazio dove deve passare l'acqua, l'acqua viene frenata già dal ponte che è piccolo. E il secondo problema, la causa, è perché gli addetti del consorzio di bonifica, che tutti i proprietari del terreno della zona paghiamo profumatamente tutti gli anni come se noi abbiamo i terreni in affitto a loro, perché paghiamo un affitto al consorzio, non fanno mai i lavori, non li hanno mai fatti, e io li vedo tutti i giorni con i miei occhi che passo le giornate a dormire dentro le auto e quasi ci ridono in faccia e nessuno fa niente. E queste sono le conseguenze preannunciate, come hai detto tu, perché ogni volta che piove le conseguenze le paghiamo noi che abbiamo le aziende agricole, imprenditori agricoli, perché ora abbiamo tutti i terreni pieni d'acqua e le coltivazioni si sono andate tutte a perdere. Come potete vedere, sotto questo ammasso d'acqua ci sono più di 100 ettari di terreno coperti dall'acqua e ovviamente tutto quello che è sotto è andato tutto perduto. Ovviamente io parlo per la mia azienda, ma parlo per tutte le aziende del territorio, che come vedete è stato tutto distrutto. E sotto questo ammasso d'acqua ovviamente ci sono i sacrifici, i lavori, le spese economiche di un anno, di una stagione, e tutto quello che era qui coltivato ovviamente non si può prendere più niente. Io spero che chi di competenza stia facendo qualcosa, faccia qualcosa, ci aiuti, si muova per noi, perché questo è quello che con questo noi portiamo, diciamo, i soldi a casa per vivere e per andare avanti. Lei ha l'azienda qua dietro? Questa è la casa mia, dove c'è la macchina, là è mio. Questi signori cercano solo i tassi di pagarli. Io posso pagare le tasse in questa maniera? Non lo so se è una cosa che può funzionare questo. È una cosa vergognosa. Con tutti i sistemi che abbiamo oggi, invece siamo diventati in mezzo alla merda. Proprio in mezzo alla merda, completamente. E anche il comune di Pozzallo ha subito numerosi danni a causa della bomba d'acqua, la SP67 sommersa dal fango, causando anche voragini in città. La zona più colpita è via dell'Arno. Vediamo. Con qualche ora di ritardo il preannunciato maltempo annunciato dall'allerta meteo si è abbattuto sulla provincia di Ragusa, causando ingenti danni, tra cui tra le città più colpite Pozzallo. Sulla SP67, la strada che da Pozzallo conduce a Marza, si è aperta una vera e propria voragine sull'asfalto. La Protezione Civile, Vigili del Fuoco, così come anche la Municipale è al lavoro, hanno passato la notte in bianco e questa mattina già dall'alba, ma già anche stanotte, sono iniziate le operazioni di bonifica. Fango per le strade, si sono creati dei veri e propri fiumi in alcune arterie. Tra le vie più colpite, via dell'Arno, anche per quanto riguarda anche il lungomare Pietre Nere. Maggiori dettagli li ha forniti il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. Quest'anno, con quest'ultimo evento, la zona più colpita è stata la zona est. Abbiamo avuto delle criticità in via dell'Arno, sulla strada Modica-Pozzallo, la vecchia provinciale all'altezza del Continental, Boschi Pisane, un fiume d'acqua che si è scaraventato dal di sopra, quindi dalla zona del cimitero verso la città. Quindi le strade sono piene di fango. Abbiamo lavorato tutta la notte e si lavora in questo momento per cercare di porre rimedio alle situazioni più importanti e più urgenti. E questa mattina ci è stata segnalata la precarietà di questo ponte sulla strada provinciale Pozzallo-Santa Maria del Focallo, che in parte è crollato in una carreggiata, quindi il traffico è stato subito interdetto
A me corre l'obbligo di ringraziare un po' tutte quelle che hanno collaborato, la Protezione Civile, la Capitaneria di Porto per la prima volta che si sta impegnando al massimo, i vigili urbani, gli operai della manutenzione. Oggi sono venuti personale della provincia, i vigili del fuoco. Quindi ecco, stiamo lavorando molto per porre rimedio ad una situazione che è veramente eccezionale per il carico d'acqua che è caduto in questa nostra città. E anche Marina di Modica è stata sommersa dal fango. Il sindaco di Modica Abate è pronto a dichiarare lo stato di calamità naturale. Diverse le strade che restano chiuse per la pulizia straordinaria, in quanto al momento sono state rese impercorribili. Sentiamo. La furia dell'acqua questa notte non ha risparmiato Marina di Modica, frazione rivierasca della città della Contea, che è stata sommersa dal fango. Strade letteralmente allagate e impercorribili, ma anche alberi e pali caduti per terra che hanno reso la viabilità impossibile. Diversi disagi al traffico viario già nelle prime ore della sera di ieri, quando si sono creati chilometri di fila all'ingresso della frazione investita letteralmente dal fango. Tantissimi gli interventi a Marina di Modica. Per Abate, sindaco di Modica, non c'è da perdere tempo e va dichiarato subito lo stato di calamità naturale. Già gli uffici stanno predisponendo tutto il reportage di tutto quello che è successo e nella giornata di lunedì mattino convocherò la giunta per chiedere lo stato di calamità sia al governo che al Dipartimento di Protezione Civile rispetto a quelli che sono gli interventi che stiamo mettendo in atto e che stiamo documentando pari passo agli interventi. Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul litorale, tanto che appunto che ha buttato a terra alberi e pali della Telecom e sia anche dell'Enel. Ma la cosa più grave è stata la furia dell'acqua che ha proprio inondato e ha scavato anche tante di quelle strade in vaso di fango, al punto che è stata danneggiata la fognatura, è stata danneggiata anche la rete idrica, l'impianto di illuminazione, ci sono porzioni di strade che sono state completamente spazzate via e noi già da questa notte siamo intervenuti per liberare principalmente la strada provinciale, anche perché ci è stata chiesta per poter intervenire noi, anche perché la provincia non aveva mezzi a disposizione per farlo. Già noi abbiamo potuto liberare la provinciale, già nella nottata già era aperta. Abbiamo chiuso via Sanremo, perché è stata completamente spazzata via una parte della strada. Corso Mediterraneo resterà chiusa ancora per penso non solo la giornata odierna, perché dopo che abbiamo tolto il fango la strada è scivolosissima e quindi deve essere lavata per essere più sicura. Il resto sono tutti interventi che sono pianificati e stiamo portando avanti. E chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia per parlare del nuovo piano regolatore generale di Catania, perché dopo 50 anni dal piano redatto da Luigi Piccinato per il piano regolatore di Catania, finalmente in consiglio comunale sono state approvate le linee guida. Più di 150 gli emendamenti presentati, molti dei quali fatti proprio dall'amministrazione comunale. Sono state approvate in tarda notte dal Consiglio Comunale di Catania, presieduto da Giuseppe Castiglione, le linee guida del nuovo piano regolatore generale, documento programmatico di indirizzo e lo sviluppo urbanistico della città. 166 emendamenti presentati, proposte dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, molti dei quali, integrando il documento originario, sono stati fatti proprio dal sindaco Pogliese, che ha partecipato ai lavori del Consiglio. Gli indirizzi progettuali e le direttive urbanistiche, che ora andranno integrati con i numerosi emendamenti approvati, riguardano la dimensione metropolitana e lo sviluppo dell'area urbana, la sostenibilità delle sue previsioni e la perequazione urbanistica come criterio informatore, saldo zero poi del consumo del suolo anche attraverso la delocalizzazione dei volumi esistenti e ancora la riqualificazione del tessuto urbano esistente delle aree non utilizzate o sottoutilizzate ed ancora la riqualificazione e la rigenerazione urbana per ridurre i fenomeni di degrado sociale delle periferie, il recupero e la riqualificazione del centro storico con meccanismi che consentano conservazione e valorizzazione e riequilibrio ambientale con un sistema di spazi verdi interconnessi. Nelle linee guida del nuovo PRG particolare attenzione è data anche al sistema della mobilità e dei trasporti attraverso il tema prioritario dell'intermodalità e dovrà individuare percorsi e attività finalizzate al potenziamento di spazi pedonali o a traffico limitato. Dettagliata anche la parte che riguarda il sistema infrastrutturale, poiché si dovrà tener conto della programmazione delle opere in corso di realizzazione di ferrovia, aeroporto, porto, metro, FCE, MT, quest'ultima indirizzata a puntare su nuove linee BRT.
spazio poi anche al waterfront, ricreando un sistema di relazioni tra la città, il porto, la ferrovia e l'ambiente. Il nuovo piano regolatore infine dovrà perseguire azioni volte alla mitigazione del rischio sismico, idrogeologico e climatico, indirizzi su cui le linee generali del PRG si soffermano con non particolare incisività. E sta prendendo una piega tragica la vicenda del Teatro Bellini di Catania. Oggi una protesta silente con le prove dell'orchestra e del coro e tante sedie vuote che sono quelle degli artisti stagionali che non possono essere riconfermati. In programma due manifestazioni per protesta. Dicembre sarà il mese fatidico. A dicembre si riunirà la commissione paritetica della regione e poi sarà l'ARS a stabilire se ci sono i soldi. Soldi che serviranno anche al Teatro Bellini di Catania, che nel frattempo sta esalando davvero l'ultimo respiro. Oggi una prova aperta alla stampa, con sedie vuote sul palco e tra il coro, perché mancano gli stagionali e i precari non vengono riconfermati. È la colpa, dicono lavoratori e sindacati della regione. Intanto sono previste due manifestazioni, il 3 novembre con una fiaccolata nell'anniversario della nascita di Bellini e l'11 un corteo per via Etnea. Noi andremo avanti con la stagione 2019 con tutte le difficoltà, naturalmente non difficoltà create dal teatro ma create dalla regione siciliana. Per forza dobbiamo continuare perché si aggiungerebbe il danno al danno, nel senso noi già siamo con 1,5 milioni in meno, se dovessero saltare i concerti in abbonamento dovremmo restituire i soldi in abbonamento e poi una serie di situazioni legate al FURS regionale e al FUS nazionale che sono legate anche alla produzione, quindi meno ne facciamo e meno soldi prendiamo, quindi dobbiamo per forza andare avanti. Naturalmente come avete visto le sedie del coro, molte sedie sono vuote, anche molte sedie dell'orchestra sono vuote, ma se fate un giro nel teatro tra amministrativi e tecnici troverete stanze vuote e viene un po' la desolazione. Noi incassiamo tra quuota FUS nazionale, tra quuota FURS regionale, tra abbonamento e sbigliettamento, noi incassiamo circa 4 milioni di euro. Di questi 4 milioni siamo talmente bravi che noi per fare 5 opere, 2 balletti, 12 concerti in doppia data sinfonici, più concerti da camera e altre attività, concerto di Capodanno, Sant'Agata, eccetera, eccetera, noi spendiamo tra i 2 milioni e mezzo e i 3 milioni a seconda stagione, quindi noi addirittura siamo redditizi, 1 milione noi lo guadagniamo, ma certo non mi si può chiedere di pagare gli stipendi degli impiegati. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, tra poco. E arrivano buone notizie da Palermo per l'Istituto Bartolo di Pachino. Dalla regione siciliana 1,2 milioni di euro a garanzia del diritto allo studio. Il dirigente scolastico Boschetti dichiara che si tratta di un primo necessario passo, ma l'obiettivo è dare definitiva soluzione al caso. Il servizio. Potrebbe aprirsi uno spiraglio per l'Istituto Bartolo di Pachino a rischio sfratto, compromettendo così il diritto allo studio per 600 studenti che frequentano la scuola. Il libero consorzio comunale di Siracusa deve ai proprietari dell'immobile 400.000 euro, motivo per il quale è stato emesso lo sfratto.
Dunque uno spiraglio per l'Istituto Bartolo di Pachino, perché la regione siciliana ha stanziato 1.200.000 euro per garantire il diritto allo studio, soldi che sono destinati al libero consorzio comunale di Siracusa. Si tratta di un primo passo che porterebbe poi alla definitiva soluzione. Il dirigente scolastico Antonio Boschetti si dice soddisfatto, ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Il decreto firmato ieri rappresenta un primo significativo e fondamentale passo che permetterà ad alunni, docenti e personale di riprendere le attività didattiche, dice il dirigente. Una boccata di ossigeno dopo le ultime settimane caratterizzate da grande apprensione, con il serio rischio di vedere sfumare i sacrifici di quanti in questi anni, a vario titolo, hanno lavorato per fare del Bartolo un istituto di eccellenza. Sia chiaro però che il nostro obiettivo è ben altro: occorre risolvere una volta per tutte in modo definitivo la vicenda. In altre parole, ha aggiunto Boschetti, lo stanziamento della regione ci soddisfa, ma noi puntiamo a ben altro, all'acquisto dell'immobile. Per questo continueremo a vigilare affinché il diritto allo studio sia garantito in tutte le sedi. Non vorremmo trovarci fra qualche mese o all'inizio del prossimo anno con lo spauracchio dello sfratto, ha concluso il dirigente scolastico. E adesso ci spostiamo a Vittoria per parlare di carenza idrica. Dopo la manifestazione pacifica di giovedì scorso da parte dei cittadini, la commissione prefettizia di Palazzo Iacono fa sapere che è già al lavoro per cercare di riparare i buchi nella conduttura della rete idrica, una soluzione tampone in attesa di quella definitiva. La commissione prefettizia del comune di Vittoria è già al lavoro per garantire l'acqua nelle case dei vittoriesi. Giovedì sera la manifestazione pacifica in Piazza del Popolo ancora una volta ha sollevato il problema della carenza idrica in città, che ormai va avanti da anni. Una rete idrica obsoleta su cui in tutti questi anni non è stato fatto nulla, perdita di acqua per le numerose buche nella conduttura. Questo è uno dei motivi per i quali l'acqua non arriva in alcuni quartieri di Vittoria. I cittadini sono arrivati allo stremo, un bene indispensabile che viene a mancare quasi tutti i giorni. La manifestazione di giovedì sera è stata l'ennesima, una fiaccolata silenziosa che testimonia il malumore della gente. Intanto il commissario del comune Parino Gaetano D'Erba fa sapere che la commissione è già al lavoro per cercare di tappare i buchi che insistono nella rete idrica. Tuttavia la commissione sta cercando di operare sui vari aspetti che sono tutti importanti, ma uno tra i più importanti è appunto l'intervenire in maniera efficace ed immediata su quelle che sono le perdite della conduttura. E su questo appunto ci siamo mossi, non con carattere d'urgenza ma in via immediata, e già da ieri e nei prossimi giorni si provvederà appunto a quelle che sono gli interventi di maggiore emergenza. La Commissione credo che insomma stia dando delle risposte che sono da un lato commisurate a quella che è l'entità del problema, dall'altro a quello che nell'immediato si può effettivamente realizzare. E uno degli interventi importanti è anche l'interazione con Sicilia Acque, capire come possiamo muoverci meglio con la società che gestisce appunto questo servizio. Adesso un servizio del nostro ufficio commerciale. Durante un viaggio a Bologna nota una scatola esposta in una delle vie del centro che invita i passanti a ritirare un libro e portarlo con sé, dopo aver lasciato un altro testo al posto di quello prelevato. Questo tipo d'azione è piaciuta a Marisa Gugliotta, titolare di Tecnonatura Pet Store di Modica. L'imprenditrice ha deciso dunque di coinvolgere la città in un ampio progetto. L'idea nacque da lì, da quella passeggiata, e siccome il fatto di potersi scambiare libri in maniera assolutamente gratuita per me equivale a scambiarsi delle emozioni. E quindi ho pensato, visto che la lettura provoca tanti benefici, perché comunque ci fa rilassare, ci apre la mente, ci dà delle vedute diverse, qualunque lettura essa sia, ho pensato perché non creare un angolo anche nel nostro punto vendita, nel nostro pet store, è un angolo di scambio libri a costo zero.
e abbiamo messo a disposizione, abbiamo creato proprio per partire una piccolissima biblioteca con dei libri che sono a tema, diciamo, giusto per dare un filone logico a quello di cui noi ci occupiamo, però lo scambio avviene con qualsiasi tipo di libro. Funziona in maniera molto semplice: prendi un libro e ne porti un altro, oppure comunque puoi donare un libro se ne hai in più a casa, oppure semplicemente attratto da un libro che trovi qua nella nostra piccola biblioteca, lo puoi prendere, lo porti a casa, lo leggi, magari nell'arco di un paio di mesi lo riporti, proprio per dare la possibilità ad altri di poter usufruire della lettura. Credo che la lettura sia l'unica cosa che crei una dipendenza positiva, e noi ci proponiamo e vogliamo dare questa ulteriore possibilità ai nostri clienti per coinvolgerli in letture che possono solo rigenerare l'anima. Da oggi all'interno del suo negozio sarà possibile prelevare un libro e lasciarne uno in cambio, oppure prenderne in prestito uno, o più semplicemente donare i testi che si vuole. La cultura diventa strumento di condivisione per la Gugliotta, che crede nell'iniziativa e spera che anche altri commercianti modicani si uniscano al progetto per tracciare un percorso unanime e, perché no, per fare rete puntando sulla lettura. Sarebbe troppo bello vedere la nostra città ricca di tanti angoli dove poter andare a prendere libri e scambiarsi libri. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buona serata.